Fusca. Sergentile, da sotto, che prova il calcio, entra la canestra. Bravissimo, buon tiro per scelta di tempo con parabola alta, non poteva fare niente altro. Grande Gentile, è stata un'azione individuale bellissima. Ancora un'azione impostata da Nikos Buduris. Berri, che mi ricordo ha giocato in Italia, a Napoli, ancora un canestro incontenibile Berri, 21 punti fino a questo momento, 65 PAOK, 52 Stefanel, quasi 14 minuti di gioco nel corso del primo tempo, Gentile, passaggio verso Lempley che prova il tiro in sospensione, canestro, canestro di Lempley, vedremo se è valido il canestro, quindi fra 5 secondi Lemon Lempley in lunetta. Shampoo neutro Roberts con ingredienti naturali. È neutro, è Roberts. Dicevamo dall'inizio che Lempley era l'uomo più pericoloso della Stefanel, perché riesce a tirare vicino al canestro, riesce a trovare sempre un buon tiro. Ancora Buduris, 6 minuti al termine della partita, 65 PAOK, 54 Stefanel. Da Buduris a Savic, c'è l'anticipo, attenta l'anticipo Lempley, ma alla meglio il pivot del PAOK. Ora Buduris che cerca l'uno contro uno, si incunia, va al tiro, lo sbaglia, c'è l'intervento di Lempley, poi ruba palla Dejan Boviroga, il passaggio per Fucca che scivola a canestro e stupisce fallo. Noi facciamo ancora una pausa di 5 secondi. Ovo Maltina, più grinta al latte. Vantaggio per 11 punti di vantaggio per il PAOK, 5 minuti e mezzo al termine dell'incontro. In lunetta Gregor Fucca, che ha tenuto due tiri liberi su una buona azione di contropiede, è stato commesso un fallo, poteva essere anche un fallo intenzionale perché il difensore greco è andato nettamente non sulle mani o sulla palla ma sulle braccia di Fucca. Intanto il massaggiatore Claudio Galliani ha soccorso Gentile. Comunque il giocatore in campo ha preso una botta, un braccio, possesso di palla Galacteros, fronteggiato da Fucca, va al tiro da tre punti, lo sbaglia, il rimbalzo favorisce Savic che segna, 5 minuti abbondanti al termine dell'incontro, 67-56 per il PAOK. Adesso Savic sta marcando Calavita. Bisognerebbe che Calavita giocasse qualche pallone tentando di fargli fare 5 falli o perlomeno Lempley che faccia qualche, ecco Calavita ha fatto un buon tiro da 5 metri o perlomeno che Lempley faccia qualche entrata in mezzo all'area, buttasse la palla in mezzo all'area in palleggio per fargli fare, costringere Savic a fargli fare il quinto fallo. Buduris cerca di sputtare il blocco di Savic, Prelevic in entrata, non ha difficoltà a segnare, 69 PAOK, 58 Stefanel, 4 minuti e 20 al termine dell'incontro, Gentile da 3, per gli arbitri non è fallo, ne approfitta il PAOK per andare a canestro con Berri. È stata un'azione fulminea del PAOK perché il tiro di Gentile non ha toccato neanche il ferro, perciò palla recuperata dal PAOK immediatamente, contropiede lancio lungo a Berri, fallo su Boviroga, Gentile reclama il fallo sul suo tiro precedente da tre punti, però sul monitor non è apparso lo slow motion per poter giudicare. 3 minuti e 54 al termine dell'incontro, 71 PAOK, 58 Stefanel. Va dentro il primo tiro libero di Dejan Boviroga. Abbiamo purtroppo dei disturbi in cuffia. Comunque
comunque mancano 3 minuti e 52 al termine dell'incontro e il PAOK conduce di 11 punti. Stefanel molto attento in difesa, lo bravo Gentile, sta facendo un secondo tempo splendido Nando. Wow, mi sono sbagliato, almeno solo sul passaggio. Ferri, frazione di passi, protesta il pubblico, dirigono il confronto l'inglese Richardson e il francese Durizon. Al termine della partita potrete andare in onda il telegiornale di Tele Monte Carlo diretto da Alessandro Cursi, a seguire Mondo Calcio che questa sera punterà i riflettori soprattutto su Inghilterra, sulla nuova Inghilterra di Terry Venable. 3 minuti e 3 secondi al termine dell'incontro, 71 PAOK 62 Stefanel. Galacteros, passaggio sotto per Ferri, poi il tiro di Galacteros e il fallo fischiato a Lampley. È il quarto fallo di Lemon Lampley. Lampley deve stare assolutamente in campo perché con 2 minuti e 50 secondi a giocare si possono cambiare tante cose. A tiro Savic, Savic che ha giocato tutto il secondo tempo con 4 falli a carico. Quello che dicevamo in precedenza.